Il discorso è questo, dal mio punto di vista è emozionale ed emozionante perché si ricrea quello che poi è la struttura del lavoro, quello che uno ha in testa, no? Poi vedete che il mio look, io fondamentalmente sono un Peter Pan, nel senso che non sono cresciuto e cerco di mostrarlo sulle cose che faccio. Il discorso di giocare con quelli che possono essere gli elementi, ingredienti, alimenti è un discorso che viene fatto da una persona che nell'arco di tempo si è fatta una certa esperienza in questo settore e cerca adesso di metterla in evidenza in maniera completamente anarchica, in maniera completamente disgregante e poco ruffiana, per essere personale, per essere differente, per fargli capire che non esistono stereotipi, non esiste nulla, tutto deve essere sempre messo in discussione. E questo tipo di cucina, di gioco, eccetera, a mio modo di vedere, si sposa molto bene con tutto quello che c'è attorno, le musiche, gli ambienti, le luci, i colori, che poi di colori non ne posso parlare perché sono daltonico, però diciamo che è tutto un insieme di esperienze che personalmente spero regali in emozioni, perché alla fine la vita senza emozioni è una vita in bianco e nero, quindi anche essendo daltonico vi posso garantire che se li vedo a mia maniera, però li vedo. E l'importante per me è farmi partecipare anche a un mio mondo, una mia idea, una mia costruzione di quello che è un discorso di sapori, facendovi capire che la cucina è a 360 gradi, è enormemente simpatica come enormemente complessa ed è una base da dove effettivamente si attinge cultura. E fondamentalmente l'importante per me è quello di avervi creato una serata dove avete avuto cose diverse dove avete avuto esperienze che siano effettivamente magari tutto qua. Tutto qua. Grazie. Grazie.